Grazie Guido, grazie Giovanni per averci ospitati anche in questa seconda puntata di questo percorso sull'AI Academy. Come giustamente dicevi Guido poco fa, prima dell'avvio della registrazione, vorrei che fosse proprio un intervento molto quasi costruito insieme a chi vuole partecipare a questa costruzione. Quindi parleremo sì di intelligenza artificiale, di machine learning, cercherò di farlo in un modo, come dire, sicuramente non accademico, però diciamo con toni divulgativi, con qualche approfondimento dove può essere opportuno. Quindi mi farei proprio aiutare anche da chi è in ascolto per andare nelle profondità che insomma, meglio indirizzano il tipo di contenuto che appunto chi è in ascolto vuole sentirsi raccontare. Insomma, sono abbastanza flessibile, per cui comincio con un livello abbastanza alto, ma poi scendiamo fino al livello che desiderate. Come si diceva, interrompete in qualunque momento, potete farlo sia in chat con delle domande scritte, ma potete farlo anche al microfono. Quindi io sono ben contento anche di sentire le vostre voci. E dunque, quindi questa è la seconda puntata. Siamo partiti nella puntata precedente con l'intervento di Francesco Rainini, in cui abbiamo toccato il tema dei big data, che è già uno dei motori fondamentali, no? Quasi la benzina del motore degli algoritmi che stanno anche alla base del machine learning. E qui andremo un po' più nel dettaglio di che cosa crediamo sia l'intelligenza artificiale. C'è molto dibattito, ci sono definizioni diverse, le affronteremo fra poco per capire che cosa può essere veramente l'intelligenza artificiale. Quindi i temi di oggi, li vediamo in questa seconda slide, sono proprio questi, il machine learning e l'artificial intelligence. Partiamo con un video, purtroppo non so bene per quale motivo, però non si riesce a condividere l'audio, quindi insomma, abbiate pazienza, vi farò io la radiocronaca di questo video. Sarebbe stato più suggestivo perché c'è musica e persone dal campo che parlano, ci sono comunque dei sottotitoli, io ve li commento. Allora, questo è un progetto fatto in Namibia in cui utilizziamo l'intelligenza artificiale e il machine learning per la conservazione delle specie, soprattutto le specie animali. È importante capire il percorso che fanno questi animali, tracciarli in qualche modo nella natura e negli spazi che frequentano. Tradizionalmente questo viene fatto da chi si occupa di conservazione delle specie animali. Spesso lo si fa inseguendo le tracce, le orme che gli animali, tipo ad esempio i ghepardi o i leopardi, lasciano nella savana. Ecco qua vedete, credo che sia un ghepardo, se non ricordo male. Le persone che stanno parlando, con due persone che avete visto, sono una persona che si occupa proprio di conservazione delle specie e una. Sta andando avanti il video? No, ecco, Ok. adesso sì. E l'altra che si occupa invece del progetto di Artificial Intelligence per inseguire le orme di questi animali. Quindi, tradizionalmente anche i nativi della Namibia riescono a individuare queste orme e a riconoscerle. Questo viene fatto attraverso proprio un riconoscimento umano, no? Chiaramente questo non è sempre semplice se le persone non sono così avvezze a fare questo tipo di riconoscimento. Farlo invece con strumenti più digitali, quindi analisi delle immagini, permette di utilizzare appunto dei modelli matematici per studiare queste immagini di orme. Quindi le orme vengono reperite attraverso delle fotografie. Vengono misurate per capire appunto la dimensione dell'orma, cosa che è importante anche come elemento in input all'algoritmo. E quindi poi tutte queste immagini vengono raccolte e catalogate. È stata una grande scommessa capire se con l'intelligenza artificiale si potesse fare lo stesso lavoro in un modo molto più ripetitivo, molto più massivo rispetto a quello che possono fare delle persone.
impostato la scommessa di questo progetto. Vedete che utilizzare queste immagini non è semplice, vanno filtrate, vanno trattate. E soprattutto, come dice questa esperta, questa collega di SAS, è un lavoro molto noioso e molto ripetitivo. Utilizzare dei modelli matematici permette di scavallare questa noiosità di questo lavoro e soprattutto aumentarlo di molto, perché si permette di fare in modo ripetitivo, in modo molto più veloce, l'analisi di diverse decine, centinaia, migliaia di immagini. Ecco, ad esempio, questi algoritmi permettono di classificare se si tratta di un'impronta di un ghepardo, di un leopardo o di qualche altro felino. Quindi classificare è importante, sia il tipo di specie, ma anche l'età, il sesso, la tipologia di animale specifico, perché in questo modo si riesce a capire il loro comportamento e il loro spostamento sul territorio. Cosa interessante è che qui è chiaramente un video promozionale, però effettivamente i nativi della Namibia sono proprio stati coinvolti in questo progetto, perché è stato un vero progetto in cui la competenza digitale, statistica, tecnologica è stata incrociata con la competenza, insomma, in altri casi diremmo di business, ma qui in questo caso proprio dal campo di chi conosce e sa interpretare quel tipo di immagini. Ok, allora, interrompo il video perché nelle fasi conclusive c'era solo più la musica. Questa cosa che ho detto per noi è fondamentale. Infatti è vero che con l'intelligenza artificiale cominciamo a riuscire a fare dei lavori, delle mansioni in modo completamente autonomo. Però è vero che quando questo tipo di competenza che riusciamo a dare alle macchine viene potenziato dall'intervento dell'uomo e c'è collaborazione fra uomo e macchina, è lì che si ottengono i migliori risultati. Ma ne parleremo più tardi quando vedremo alcuni dei casi che vi presenterò. Allora, io comincerei dopo il video con questo schema. È uno schema che forse si può anche ritrovare in modo diverso su web. Questa è stata una rielaborazione che abbiamo fatto per far vedere quante e quali buzzword, no? Parole, insomma, sentiamo molto frequentemente e che in qualche modo hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. In questo schema vengono anche, come dire, proposte alcune intersezioni, alcuni incroci fra queste buzzword. Non è forse l'unico modo con cui potremmo farlo, però è importante capire che in questo periodo in cui l'intelligenza artificiale è proprio in un momento in cui è fortemente dibattuta, fortemente promossa, è fortemente presente su tutti i canali di comunicazione, assume forme molto diverse. Molto diverse perché viene in alcuni casi quasi comodo dire che un'azienda fa intelligenza artificiale, perché quello che fa, come dire, fa bene sentirsi dire e proporre in questo periodo storico. Non tutto effettivamente è intelligenza artificiale. Sicuramente il machine learning, come vedete, è una delle sfere all'interno della palla più grande dell'intelligenza artificiale, è uno degli abilitanti principali. Ma è anche vero che non tutto quello che possiamo definire machine learning diventa intelligenza artificiale, può anche diventare qualche cos'altro. Sicuramente è vero che quando parliamo di capacità di analizzare e capire il linguaggio umano, quella è una delle facoltà che ha l'intelligenza artificiale. Ma che sarebbe riduttivo dire che capire il linguaggio umano corrisponde a qualche cosa di veramente intelligente. Lo è sicuramente, ma pensate a una macchina capace sì di riconoscere il vostro linguaggio, ma che magari non è capace di dare una risposta pertinente o una risposta utile.
Quindi non sarebbe sufficiente definirla intelligenza in generale e nel caso delle macchine intelligenza artificiale. Sicuramente è vero che c'è un incrocio fondamentale, che è quello fra le sfere gialle dell'intelligenza artificiale e quello azzurro dei dati. Chiaramente non esiste intelligenza artificiale senza il contributo dei dati, quindi questa è una cosa fondamentale. La vista specifica di SAS è che gli analytics, in particolare i predictive analytics, sono un mattoncino fondamentale nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Tanto che per noi il mondo degli analytics è ancora più ampio dell'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale è una delle forme che si possono dare all'utilizzo degli algoritmi predittivi. Una cosa interessante è che non siamo qua nel 2021, né 4-5 anni fa, quando è ritornato di moda parlare di intelligenza artificiale, a parlarne per la prima volta. È veramente un ritorno di moda, perché l'intelligenza artificiale ne parlavamo già nel 1953, se non sbaglio, quando è stata fondata ufficialmente durante una conferenza e ha preso quel nome lì, anche se era una cosa molto diversa. La cosa interessante è che il progredire dell'intelligenza artificiale ci permette di dare delle risposte sempre migliori, sempre più fini. E vi racconto questo aneddoto che fa riferimento a questo signore che vedete sullo sfondo. Come sapete, Einstein, oltre ad essere uno dei più grandi scienziati che la storia abbia avuto, è stato anche docente all'università. E c'è stato un giorno in cui stava sottoponendo i propri studenti a un esame, e ha chiesto al proprio assistente di distribuire i compiti di esame agli studenti. Mentre distribuisce, questo assistente guarda le domande e si accorge che le stesse domande del compito che aveva fra le mani erano quelle che erano state date agli stessi studenti l'anno precedente. Allora l'assistente si avvicina ad Einstein e dice: "Senta, professore, ma sa che il compito ha le stesse domande dell'anno scorso?" Einstein, per nulla turbato, dice: "Sì, ma non importa, le risposte sono cambiate." E questo per me è un aneddoto molto interessante, perché quello era un periodo in cui c'era stato un grande, come dire, avanzamento scientifico nel campo della fisica, per cui effettivamente le stesse risposte che avrebbero dato l'anno precedente sarebbero state migliori o comunque diverse l'anno successivo. La stessa cosa possiamo dire con l'intelligenza artificiale, cioè le domande a cui noi tentiamo di rispondere non sono nuove, sono sempre le stesse. Chi deve assumere del personale si chiede se assumerà, leggendo dei curriculum, le persone migliori. Chi deve vendere un prodotto si chiederà a quale target migliore proporlo, oppure quando deve sviluppare quel prodotto si chiederà se farlo in un certo modo oppure in un altro. Sono domande che ci siamo sempre posti, no? Una pubblica amministrazione, quando deve progettare un servizio, si chiede se verrà utilizzato, no? dal cittadino. Non ci sono domande nuove, se non in pochissimi casi, ma le risposte cambiano. E questo è interessante dirlo, perché effettivamente è qui che cambia qualche cosa di radicale. Il dato, man mano che lo proponiamo all'intelligenza artificiale, alla macchina, questa riesce a raffinare sempre di più le proprie risposte e dare risposte che cambiano, ma cambiano in meglio, possono migliorare e essere sempre più accurate, come si dice in termini statistici. E quindi vi propongo una definizione che qualche anno fa, quando appunto è ritornata di moda l'intelligenza artificiale, SAS proponeva sul proprio sito web, per dire che cos'era per SAS l'intelligenza artificiale. Attenzione che è una definizione che io non condivido fino in fondo. E SAS diceva che l'intelligenza artificiale era la scienza che serve a insegnare ai sistemi come emulare le attività umane attraverso l'apprendimento e l'automazione. Ora, qua ci sono due cose fondamentali, che sono: uno è quello di emulare il comportamento umano, e l'altro è quello dell'apprendimento e dell'automazione. Sicuramente è vero, non c'è apprendimento, cioè non c'è intelligenza artificiale se non c'è apprendimento. E tenete conto che questa cosa
ci abbiamo messo un po' a capirla e a riuscire a metterla in pratica, perché i primi casi di intelligenza artificiale, e parliamo appunto degli anni 50, e poi ho studiato informatica nei primi anni 90, diciamo, ancora era una disciplina in cui si credeva che si chiamavano sistemi esperti, ma non si parlava ancora di intelligenza apprendente. Si pensava che l'intelligenza artificiale fosse la capacità di rispondere a qualunque domanda, ma perché nel sistema c'erano già tutte le possibili risposte, ma senza un vero apprendimento. Chiaramente la capacità computazionale che abbiamo ai giorni nostri e soprattutto l'esplosione dei dati che c'è nel mondo, nelle diverse discipline, nei diversi contesti, permette di creare un sistema che apprende sempre di più grazie ai dati. Ma perché dicevo che mi sta un po' stretta questa definizione? Perché emulare l'uomo, sì, sicuramente creiamo un'intelligenza artificiale, ma sarebbe un po' poco andare a clonare un'intelligenza umana che già abbiamo. Molto più interessante se riusciamo a fare qualche cosa di più o qualche cosa di diverso per dare le risposte che come umani non riusciamo a dare. Per raccontarvi un po' meglio a che punto siamo con l'intelligenza artificiale, vi faccio questa brevissima storia parallela fra le neuroscienze e l'intelligenza artificiale. Allora, abbiamo i primi segni dell'uomo che tenta di capire che cos'è l'intelligenza umana a livello degli antichi egizi, quando appunto abbiamo ritrovato dei crani perforati proprio per andare a capire che cosa ci fosse dentro. Quindi non erano motivi né esoterici né altro, era proprio l'indagine dell'uomo che andava a capire che cosa c'era all'interno. Quindi insomma, primo tentativo. Pochi anni dopo, siamo sempre prima di Cristo, è stata ritrovata più recentemente, però è risalente a pochi anni prima di Cristo, quella che è chiamata macchina di Anticitera. Una macchina che, per le ricostruzioni che sono state fatte, serviva per fare delle predizioni dei moti degli astri. Quindi, in qualche modo, andava a fare in qualche modo un'attività che poteva essere anche quella umana, predire quando un astro avrebbe occupato una certa posizione. Sinceramente non c'è stata molta evoluzione, nel corso degli anni, se non fino alla metà del XIX secolo, quando Babbage, poi il papà dell'informatica moderna, ha concepito la macchina analitica. L'ha concepita e non l'ha mai potuta realizzare perché era troppo costoso, però era una macchina capace di risolvere equazioni, forse anche equazioni differenziali, quindi qualcosa di molto importante. Interessante dire che sempre a metà di quel secolo abbiamo proceduto molto anche con la comprensione di come lavora il cervello, identificando ad esempio attraverso Paul Broca l'area deputata allo sviluppo e alla comprensione del linguaggio umano. E pochi anni dopo è stato scoperto, grazie a questo scienziato spagnolo, come funziona, o meglio, come è strutturato, come è architettato il nostro sistema nervoso, quindi un insieme di neuroni collegati fra loro, modello in qualche modo di rete. Cosa importante, perché qua passiamo a 100 anni dopo circa, quindi a metà del XX secolo, questo scienziato canadese ha capito invece come avviene l'apprendimento nei sistemi biologici umani. E avviene attraverso l'input. Quindi, man mano che noi riceviamo degli input, siamo capaci a rafforzare le connessioni fra i nostri neuroni. E man mano che rafforziamo questi input, quindi man mano che vediamo immagini di gatti o di altre cose, creiamo dei circuiti neuronali deputati a fare quel tipo di riconoscimento, a riconoscere immagini di gatti, ad astrarle e a capire che un gatto nero, a strisce, di schiena, in movimento, è sempre un gatto. Quindi abbiamo anche questo tipo di flessibilità. Stessa cosa è avvenuta a livello, come dire, informatico, perché negli stessi anni, anche se insomma, sembrerebbe un po' precedente, però questa ricerca ha beneficiato dei risultati anche degli sviluppi delle neuroscienze, sono stati creati i primi neuroni artificiali e in seguito le prime reti artificiali. I neuroni artificiali niente più sono che delle variabili informatiche capaci di cambiare il proprio valore a seconda degli input che ricevono. E anche le connessioni fra i neuroni hanno dei valori che possono cambiare di valore, un po' come avviene in quelli biologici. Quindi c'è un sistema di rafforzamento o di
cambiamento di valore grazie agli input che vengono dati. Allo stesso modo riusciamo a generare degli output. E da qui poi è esplosa l'informatica, perché effettivamente è esplosa l'informatica, sono esplosi i dati, è esplosa l'intelligenza artificiale, come dicevo, coniata nel 1953, fino ai giorni nostri, quando l'informatica può fare molto di più, e effettivamente, e c'è anche una convergenza, tanto che non è raro vedere che utilizziamo sistemi, direi, tecnologici basati sull'intelligenza artificiale e non solo, dialogare con sistemi biologici, come ad esempio nel caso di protesi, di retine artificiali o di altro. Quindi c'è proprio questa convergenza. Ma dicevo che se ci limitassimo a utilizzare l'intelligenza artificiale per replicare qualche cosa di umano, sarebbe un po' limitante probabilmente. Tanto più che in questo momento non sappiamo nemmeno con l'intelligenza artificiale riprodurre l'intelligenza umana, se non in modi molto specifici, in modi molto verticali, facendo solo alcune di queste cose che noi vediamo sul lato destro di questa paginata, no? Quindi l'intelligenza umana è capace di fare molto, cioè da capire e produrre linguaggio, a risolvere problemi, ad apprendere, a fare inferenze, a fare a percepire delle sensazioni, a pianificare, avere una visione, ma tantissime cose. Non esiste in questo momento una intelligenza artificiale capace di fare tutte queste cose, ma sfiderei a trovare una che ne faccia anche solo due o tre contemporaneamente. Noi invece abbiamo questa capacità e tenete conto che è questo quello a cui si aspira. Perché c'è un parallelo fra intelligenza artificiale e intelligenza umana, quindi la capacità di avere diversi stimoli esterni, di visione, di comunicazione, di olfatto, sensoriali, portarli a livello di un'intelligenza centrale in cui tutti questi stimoli esterni vengono incrociati, fusi con i nostri ricordi, con le nostre sensazioni attuali, con le nostre competenze, per produrre delle risposte. Delle risposte o per produrre anche solo dell'apprendimento. Tutto questo, riuscire a farlo come lo fa l'intelligenza umana, non ci siamo ancora così vicini. Però per me, dicevo, è interessante capire come funziona. Prendiamo ad esempio il caso della visione. Qua uso un po' il parallelo con quando guardiamo una partita di calcio e riusciamo, magari parlandone con i nostri amici o anche solo parlando con noi stessi, a prevedere che cosa succederà, ad esempio quando un calciatore ha la palla fra i piedi, se farà un passaggio, se lo farà bene, se calcerà bene quel calcio di rigore, eccetera. Questo tipo di cosa che facciamo è molto complesso, perché c'è tutto un percorso che noi facciamo, che è quello di intanto andare a fondere diversi stimoli, perché noi anche solo quando guardiamo, poi c'è anche magari la telecronaca quando guardiamo la televisione, però già incrociamo due dati, che è quello della visione stereoscopica, no? Quindi di due occhi che utilizziamo. Poi andiamo a segmentare, perché in modo automatico non andiamo a cogliere qualunque tipo di cosa ci sia nell'immagine, ma ci limitiamo a elaborare solo ciò che ci interessa, quindi i calciatori, la palla, magari le righe del campo di gioco. Classifichiamo i calciatori, per cui in modo più o meno automatico riusciamo a capire chi è quel calciatore che sta giocando la palla in quel momento e i calciatori che lo circondano. Li riusciamo a seguire lungo il percorso che fanno e poi facciamo le nostre predizioni. La stessa cosa è in grado di fare a questo punto l'intelligenza artificiale. Quindi con un parallelo fra intelligenza umana e quella artificiale. Quindi abbiamo sempre parlato di machine learning fino a questo momento, quindi la capacità delle macchine di apprendere. Ma quando veramente abilitiamo un'intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di quelle reti neuronali di cui ho parlato prima, dobbiamo renderle molto più complesse rispetto a una piccola rete contenente poche unità o decine di neuroni. Ma dobbiamo avere, come avviene nel cervello umano, diversi livelli di elaborazione. Perché? Perché ci sono dei livelli deputati a come dire, assorbire, a leggere lo stimolo sensoriale. Ma poi ci sono dei livelli di neuroni che sono deputati a elaborarlo.
a farne astrazioni, a farne elaborazioni sempre più complesse, come quelle che abbiamo visto in questo percorso che vedete qua sul lato sinistro dello schermo. Vuol dire che aggiungiamo sempre di più livelli di neuroni al nostro schema. Aggiungere livelli di neuroni vuol dire andare sempre più a fondo, quindi in strati profondi di neuroni, ed è per questo che parliamo di deep learning, non solo di machine learning. E il deep learning, che è una forma particolare, molto più complessa di machine learning, quello che veramente abilita l'intelligenza artificiale. Vi faccio alcuni casi. Allora, abbiamo parlato di visione e questo è uno di questi casi. Quindi, come vedete, qua c'è una ragazza, questa fra l'altro la nostra collega, che ci fa vedere come avviene l'apprendimento da parte della macchina, che deve capire se una persona sta indossando o meno un caschetto quando entra magari in un'area che prevede un'area industriale o che comunque prevede l'utilizzo di questi caschetti. Si fa prendere la macchina attraverso tante immagini di persone con caschetto e persone senza caschetto, quindi dopo un training molto, molto importante, la macchina è capace di automaticamente capire se la persona ha il caschetto oppure no, e magari dare un warning o segnalare questa mancanza. Cose simili le facciamo a questo punto, vedete sulla parte destra dello schermo, in questo periodo, utilizziamo sempre la computer vision, o capacità di capire le immagini da parte delle macchine, per fare cose che ormai purtroppo conosciamo molto bene, quindi capire se una persona sta indossando o meno la mascherina, oppure capire il tipo di distanziamento fra le persone quando si trovano a vivere liberamente. E sono cose che vengono utilizzate sempre più frequentemente. Ora, la visione artificiale viene utilizzata non solo a livello, come dire, umano, per capire il comportamento umano, ma anche per capire che cosa succede, ad esempio, a livello industriale, nei prodotti che le industrie producono. Qui abbiamo due casi. Nella parte alta è il caso di un'industria che produce microprocessori, microcomponenti elettronici, veramente micro, tanto che i difetti possibili di questi componenti non sono visibili ad occhio nudo. In questo caso vengono utilizzati dei microscopi molto, molto fini e le immagini che vengono estrapolate devono essere classificate, perché non tutti i difetti di questi microcomponenti sono in qualche modo bloccanti per la messa in circolazione di quei prodotti, solo alcuni. Per cui qui c'è la capacità della macchina di sia andare a vedere immagini molto piccole, sia quella di andare a classificare che cosa è bloccante e che cosa meno. E tenete conto che qui stiamo parlando quindi di capacità che vanno oltre a quella umana. Ce ne sono diverse, non è solo quella di guardare cose molto piccole, non è solo quella di classificare cose che umanamente forse faremo più fatica a classificare, ma anche la capacità di farlo in modo instancabile. In questo caso la macchina diventa un operaio che non si stanca mai, che lavora 24 ore su 24, non ha bisogno di ferie e non va mai in malattia. Qui si apre tutto un altro tema che poi, se volete, discutiamo. Quello le macchine sostituiranno l'uomo. Vi do già una prima risposta, poi magari chi ha interesse possiamo approfondire. No, o meglio, potranno sostituirlo per alcuni compiti, ma come dicevo, per molte delle professioni, e soprattutto per molte delle professioni che stanno nascendo, si stanno sviluppando, c'è molto bisogno di competenze umane che vanno oltre quelle che sono quelle della macchina, ma che prevedono comunque creatività, empatia, capacità che difficilmente riusciamo a dare alle macchine, almeno per i prossimi decenni. Più sotto vedete un altro caso, che è quello di un'industria farmaceutica che realizza degli inalatori per malattie di tipo asma. E qui è fondamentale andare a capire la difettosità di questi componenti. È fondamentale perché potete immaginare, insomma, ne va poi della salute di chi utilizza questi dispositivi medici. Ma non parliamo solo di visione artificiale. Un progetto che abbiamo fatto e continuiamo a fare con Enel Green Power va in un'altra capacità, diciamo, di intelligenza artificiale, quella dell'apprendimento e del ragionamento.
Qui andiamo a utilizzare diversi dati che arrivano dagli impianti solari ed eolici di Enel Green Power per andare a fare una cosa che sta molto a cuore ad Enel Green Power, che si chiama efficienza operativa, ovvero andare a capire se quegli impianti, quindi o pannelli fotovoltaici o pale eoliche, stanno performando nel modo migliore. E la capacità che mettiamo a disposizione qua è quella, ad esempio, di andare a utilizzare diversi stimoli. Come noi umani utilizziamo sia stimoli esterni, ma anche magari interni, per capire come ci stiamo comportando, la stessa cosa facciamo ad esempio con le pale eoliche. Una pale eolica non performa bene se la pala gira, ma performa bene se la pala gira a una certa velocità rispetto alle condizioni esterne, perché chiaramente ci può essere più o meno vento, ci può essere una direzione più o meno stabile del vento, ci possono essere diverse condizioni che possono impattare sulle performance, per cui dire che una pala sta performando bene non è significativo se non alla luce delle condizioni esterne, ma anche delle condizioni interne. Pala eolica può essere sottoposta a diversi stress, a usura, a una sua età, per cui può performare più o meno bene a seconda anche del proprio stato. Andare a capire quali sono gli elementi che la fanno performare bene è qualcosa che stiamo facendo con il machine learning e utilizzando tutte queste informazioni interne ed esterne alla pala eolica, per andare a capire sia se sta performando bene, ma anche quali sono i motivi della cattiva performance. C'è un componente che si sta rompendo? Sono condizioni esterne? C'è qualche altro fattore esogeno che sta condizionando le performance? Tenete conto che una delle cose che si sono scoperte è che ci sono dei ragni che fanno il loro nido a 80-100 metri di altezza, quanto sono alte le pale eoliche. E spesso è capitato che questi nidi otturassero alcuni sensori per fare la misurazione delle condizioni meteorologiche esterne. Chiaramente se quel sensore non funziona bene perché è occultato, la misurazione delle performance non può avvenire nel modo migliore. Questa cosa qua all'inizio non si sapeva, ma una volta che è stata capita, a questo punto il modello è stato addestrato anche per capire quel tipo di situazione e riusciamo a capirlo, perché è fondamentale questo per Enel. Mandare qualcuno che va a migliorare, a fare un intervento di manutenzione o di pulizia di una pala eolica è molto costoso, quindi mandare una persona che prima fa una ricognizione, capisce qual è il problema, poi ci manda qualcun altro che capisce che gli manca il componente, ritorna quel componente, è una cosa che sono dei costi non sostenibili. A questo punto siamo in grado di far mandare la persona con gli skill e l'attrezzatura giusta che, insomma, in buona percentuale dei casi risolve il problema nel primo intervento. Tanto è vero che appunto ci dicono le persone di Enel che il ritorno sull'investimento, questo tipo di progettualità, è altissimo. Ma spostandoci di settore, abbiamo un'altra capacità, che è quella di andare ad analizzare tantissimi dati delle serie storiche e di nuovo incrociarli anche con dati, ad esempio, di tipo testuale. Stiamo lavorando con una startup che è capace di prevedere sia il valore degli asset finanziari di borsa, ma anche ad esempio il costo, il prezzo delle materie prime. Parlo ad esempio del petrolio. Andare a prevedere il prezzo del petrolio è una cosa che, insomma, ci stiamo provando da almeno un secolo. E non è una cosa così semplice, perché sono tantissimi fattori che hanno a che fare con il prezzo del petrolio. Sono veramente tantissimi, vanno dall'inflazione, agli scenari geopolitici, alle serie storiche, alle scorte. Ce ne sono veramente, capire in che termini tutti questi fattori impattano sul prezzo non è per niente semplice. Quindi c'è sia competenza delle persone che sanno come utilizzare al meglio questi algoritmi, c'è un'analisi delle storie storiche molto importante, ma si vanno a vedere ad esempio fattori esogeni, ad esempio i tweet o comunque le uscite che magari politici o esperti di economia fanno, che diventano rilevanti per determinare il prezzo del petrolio, perché ad esempio un'uscita del Presidente degli Stati Uniti o
del principe arabo che dicono, che fanno alcune affermazioni, fanno cambiare il prezzo del petrolio, perlomeno nei giorni seguenti, magari non nei mesi. I mesi magari sono più impattati da altri fenomeni. Per cui andare a mettere anche la capacità di leggere informazioni testuali dalle fonti che le riportano e andare a incrociare queste informazioni con l'analisi delle serie storiche è una capacità fortemente intelligente. Io credo di aver terminato i casi, spero di aver fatto una panoramica abbastanza ampia dei casi di intelligenza artificiale, però verifico solo se era l'ultima slide, esattamente, sì lo era. Ne avremo anche altri da raccontare che vanno a toccare diverse sfere dell'intelligenza, ma se ci fossero delle domande o dei desideri di approfondimento, questo è il momento, diversamente poi posso raccontarne qualcun altro. So Guido se c'è qualche... Vediamo. No, qualcuno domande che desidera. Per il momento no. Poi... Ok. Allora magari vi racconto ancora un caso, chiaramente se nel frattempo arriva qualche domanda interrompimi pure. Sì, certo. Vi racconto ancora un caso che ha a che fare sempre con un ambito industriale, che è quello sempre che ha a che fare con la predizione. In questo caso andiamo a predire quali pezzi di ricambio un'azienda come Whirlpool, l'azienda con cui abbiamo fatto questo progetto di innovazione, deve conservare nei propri magazzini per soddisfare al meglio i propri clienti, perché man mano che si rompono delle lavatrici, delle cappe, delle lavastoviglie o altro, del microonde, questi magazzini vengono sollecitati e devono esserci sia a norma di legge, ma anche e soprattutto per soddisfare il cliente che ha bisogno di quel pezzo di ricambio e anche quindi il centro di assistenza, devono esserci sempre i pezzi disponibili e devono essere soprattutto messi nei magazzini più prossimi a dove verrà generata quella domanda. Abbiamo fatto un progetto che incrocia l'intelligenza artificiale con i big data, quindi abbiamo provato a dire, ma se analizzassimo non solo le serie storiche di vendita di quei pezzi, ma mettessimo anche altri fattori, altre serie storiche o altri fattori esterni per capire quali vanno a impattare nella predizione di quali pezzi veramente servono, ne abbiamo messo diverse variabili. Quindi ad esempio una cosa che Whirlpool non faceva ancora era di mettere anche quante e quali appliance, quali elettrodomestici fossero stati venduti, perché chiaramente anche la distribuzione degli elettrodomestici ha un impatto su quali pezzi potrebbero rompersi. Ma poi, prima di mettere in commercio degli elettrodomestici, vengono fatti dei test, si chiamano test di ingegneria, per capire se quel prodotto funziona. E già lì si riescono a capire quali sono i pezzi che, a seconda del tipo di sollecitazioni, sono più facili a guastarsi, a consumarsi o a rompersi. Quindi anche mettere quel tipo di dato nell'elaborazione ha migliorato molto. Così come andare a mettere i testi o comunque le informazioni che ci sono nelle chiamate di assistenza diventa fondamentale, per cui, ad esempio, diventa fondamentale anche solo per allestire al meglio il furgoncino di chi fa l'assistenza. Perché andare a intercettare che quando la chiamata parla di certo malfunzionamento rispetto a un certo tipo di programma di lavaggio, magari non fa individuare in modo, univoco qual è il pezzo che si è rotto. Ma qui parliamo della capacità di nuovo di fare del machine learning sul linguaggio scritto e andare a capire che a fronte di certo tipo di informazioni che vengono date dalla chiamata, probabilmente si sta parlando di alcuni pezzi di ricambio, anche se non vengono mai citati. E questa capacità è stata quindi messa a bordo degli algoritmi, per cui attendere potenzialmente anche il servizio di assistenza potrebbe andare sapendo già qual è il pezzo di ricambio, un po' come avviene e sta avvenendo negli interventi di manutenzione di Enel Green Power.
Ma se parliamo ad esempio di intelligenza, ad esempio rispetto a, appunto ai suoni, vediamo che stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale, ad esempio, anche per capire come certi suoni sono segnali di qualche cosa. Vengono già ormai quasi, non dico comunemente, però sono parecchi i casi in cui questo viene utilizzato a livello industriale per capire che certi suoni in un impianto, in una fabbrica o in un veicolo sono in qualche modo segnale di qualche cosa che non funziona. Vi racconto un altro caso perché insomma, siamo partiti con gli animali, con i ghepardi, i leopardi, ma ad esempio ne abbiamo applicato l'intelligenza artificiale, il sound detection, per capire lo stato di salute degli alveari, ad esempio. Il tipo di ronzio, anche collettivo, che fanno le api sono qualche cosa che ci dà molti segnali sullo stato di salute dell'alveare ed è qualcosa che umanamente faremmo fatica a fare. Non so quanti apicoltori sono in grado di fare questa cosa qua. Con le macchine si vanno ad analizzare alcune sfumature dei suoni, probabilmente anche nel campo del non udibile, che ci permettono di dare delle informazioni molto importanti e prendere poi le controlle. E con questo mi fermerei, insomma, colgo ancora per rinnovare l'invito a fare domande, abbiamo ancora qualche minuto, mi metto a Faccio io una domanda, disposizione. Claudio. Secondo Sì, te certo. quale, anche Francesco, visto che anche se può rispondere, insomma, lo faccio a te. Qual è la tua percezione nel breve periodo di integrazione? Hai fatto già degli esempi, hai raccontato degli esempi pratici dove viene utilizzata in modo quotidiano già l'intelligenza artificiale integrata appunto con altre tecnologie. Secondo te da qui a 2 anni, 3 anni, qual è l'integrazione a cui si sta puntando maggiormente? E magari se anche la pandemia ha influenzato un certo tipo di integrazione, o sta influenzando la Sì. gestione di questa pandemia un certo tipo di integrazione? Do una mia risposta, poi se Francesco ha tempo e voglia, attendo anche la sua perché so che spesso abbiamo almeno delle sfumature diverse in questo tipo di situazioni. Ma allora, parto dall'ultima cosa che hai detto. Allora, la pandemia in qualche modo sta accelerando, ma non perché sta accelerando l'intelligenza artificiale, la pandemia, ma perché effettivamente c'è uno spostamento molto importante nel mondo digitale accelerato dalla pandemia. Di conseguenza, ci sono molte più informazioni per accelerare l'intelligenza artificiale. Ma il fatto stesso che stiamo spostando, prendiamo ad esempio la forte limitazione che abbiamo a frequentare in questo momento, nell'ultimo anno, i luoghi fisici, siano essi servizi, come dire, amministrativi al cittadino, siano appunto spazi commerciali o d'altro, implica e spinge il cittadino, il consumatore a spostarsi su canali digitali. Per cui le aziende stanno facendo, chi più chi meno, uno sforzo per andare verso canali digitali che comprendano anche intelligenza artificiale. Qui lascio raccontare a Francesco, gli faccio anche un piccolo assist di cosa vuol dire utilizzare, cosa che molti stanno facendo, una chatbot in un modo più o meno, come dire, standardizzato, perché molte aziende credono di aver comprato la chatbot, averla messa a disposizione e aver esaurito il proprio cammino di intelligenza artificiale, rispetto invece a farne un uso che almeno noi come SaaS riteniamo molto più spinto e che dia più valore. Non so se Francesco sei lì. Sì, ci sono, forse Vai, vai. anche la telecamera accesa. Sì, grazie Claudio e grazie Guido. Ma allora, per quanto riguarda il discorso del chatbot, l'intelligenza artificiale che noi vediamo è segmentata in due parti, diciamo, caratteristiche. La prima è quella dove il chatbot deve interagire con un essere umano e quindi capire il linguaggio naturale. Quindi se io interrogo un chatbot per risolvere un problema, il chatbot deve capire cosa sto dicendo. Poi però c'è un'intelligenza un po' meno visibile all'utente, però altrettanto importante che è quella dove il chatbot mi deve prima di tutto risolvere il problema nel modo più veloce possibile.
ma soprattutto questo chatbot dovrebbe cogliere l'occasione magari per aumentare la sua qualità del servizio e, perché no, magari propormi anche dei prodotti o dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli che io ho già. E questa qui è una parte di intelligenza che tipicamente farebbe un venditore, un commesso, un assistant umano e che devono fare a quel punto le macchine. Quindi significa che non è sufficiente avere un chatbot che capisce cosa sto chiedendo e magari molto rapidamente mi chiude un ticket, ma deve anche prendersi cura di me e cercare di massimizzare quell'interazione che sta avendo con me. Io però volevo dire una cosa velocissima relativa a quello che tu chiedevi, Guido. Secondo me l'intelligenza artificiale sta entrando e entrerà prepotentemente, in senso buono ovviamente, nelle nostre vite. E ti faccio soltanto un esempio. Io vorrei avere la libertà in questo momento, cioè io prima vi stavo seguendo, se siamo in un meeting io voglio temporaneamente alzarmi per andare a prendere un bicchiere d'acqua e la telecamera che mi inquadra automaticamente accende un flag di momentaneamente assente. Perché è questo che succede in una riunione fisica, cioè se io mentre siamo in riunione mi alzo un attimo ed esco perché devo andare in bagno o devo andare a bere, voi tutti lo vedete. Invece in questo momento per me è abbastanza scomodo segnalare a tutti quanti che io mi sono momentaneamente assentato. Ecco, tra un po' ad esempio l'intelligenza artificiale farà questa cosa. Cioè, mi vede, mi inquadra e a un certo punto segnalerà che io mi sono spostato, perché può capitare. Non so se ho risposto, ma io la vedo molto... nella vita quotidiana. Sempre. Sì, sì, assolutamente. Considerate che adesso sempre di più, ad esempio anche i telefoni, gli smartphone, sì, con l'analisi del volto molto più attendibile di quella delle impronte digitali. Quindi da questo punto di vista... Oppure te ne dico un'altra, Guido e anche tutti i nostri ascoltatori. Immaginiamo quando io sarò riconosciuto dalla mia automobile per aprire l'abitacolo e per far funzionare il veicolo attraverso la mia semplice presenza, come se l'automobile riconoscesse la mia persona come se fosse un mio amico. Assolutamente. Poi c'è tantissimo anche, penso, il settore sanitario, noi stiamo seguendo tantissime attività. E anche la parte di integrazione, l'altra volta ne parlavamo anche insieme con integrazione di intelligenza artificiale, blockchain, certificazione del food, esperienza del food, esatto. Quando facciamo l'intervento nell'agritech, quindi insieme. Sì. Sì. Va bene, non so se ci sono altre domande. No, non mi risulta. In caso possono, tanto Claudio, insomma, possono inviare domande a noi, a voi, che tanto ci vediamo al prossimo appuntamento tra 15 giorni. Qual è l'argomento? Aspetta, ho una domanda. Sì. No. Prossimo appuntamento tra 15 giorni si parlerà di? Si parlerà di capacità di sviluppare l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, gli advanced analytics lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dal device, dall'edge. Quindi parliamo noi nello specifico di Artificial Intelligence of Things, che è un po' la nostra declinazione dell'IoT. Ecco, è arrivata una domanda. Mi chiedono esperienza di intelligenza artificiale nel learning. Learning. Oh, questa è un'ottima domanda. Adesso sto cercando di fare mente locale di esperienze, quindi proprio intendiamo learning come education oppure nella capacità di apprendere? Penso nel campo dell'education. Io ne ho uno di caso da raccontarvi che, se volete, è un po' borderline con learning, che è quello dove abbiamo utilizzato degli algoritmi per accelerare la velocità che hanno dei tecnici manutentori di recupero di informazioni in una knowledge base abbastanza ampia che serve appunto per svolgere il proprio lavoro. Quindi, se volete,
non è tanto un ambito di learning in senso stretto, ma comunque è un ambito dove il tecnico manutentore deve imparare a fare certe cose e quindi per imparare a fare certe cose deve consultare un corpus documentale molto ampio. E qui abbiamo utilizzato proprio degli algoritmi che sono un ibrido tra gli advanced analytics un po' più tradizionali e algoritmi di AI per far sì che questi tecnici possano velocemente trovare le informazioni che servono e quindi imparare a fare talune cose. Ottimo, la risposta è stata ottima. Ok, Sergio, grazie che ho fatto la domanda, appunto ringrazio. Un'ultima domanda per chi anche ci segue sulle piattaforme, magari anche per persone non esperte, perché abbiamo dei target anche di molto eterogenei. Per chi volesse intraprendere quindi un percorso anche professionale di specializzazione all'interno quindi dello sviluppo di soluzioni legate all'intelligenza artificiale, quindi all'interno anche scegliere di dedicarsi all'interno della sua professione, sviluppare queste competenze. Un vostro suggerimento, che vi conosco da tanto tempo e conosco la vostra elasticità, la vostra cultura, quindi che suggerimento potreste dare a chi vuole intraprendere un percorso professionale in questo campo? Quale potrebbe essere il primo passo? Oltre, logicamente, sì, sono sempre i sacri libri, come si dice. Però... Beh, sì, i sacri libri sì, magari anche aumentati con l'intelligenza artificiale. Ma allora, dunque, la domanda è... Grazie per la domanda, Guido. No, è interessantissima, perché effettivamente abilita tante risposte possibili. Ultimamente ci stiamo muovendo verso un modello di apprendimento, soprattutto quello legato alla data science, all'intelligenza artificiale, che è molto, molto ampio. Quindi vediamo persone che arrivano dalle discipline più disparate, che poi approdano all'intelligenza artificiale. E questo è, secondo me, la cosa più interessante, perché effettivamente è proprio dall'unione di diverse competenze che escono poi le progettualità, le idee, che sono proprio la base di progetti di intelligenza artificiale più interessanti. Quindi, tanto do questo messaggio, uno di non c'è limite, no? Cioè, che uno arrivi da filosofia, da medicina, dal commercio, insomma, da diverse discipline, non è limitante rispetto a chi fa dei percorsi più STEM, no? Quindi più legati alle tecnologie, alla matematica, eccetera. È vero che però è interessante quando c'è questa fusione tra chi è esperto in statistica, tecnologia, matematica e chi invece ha esperienze più di business. L'altro consiglio che do io è che è proprio uno dei messaggi che come SAS stiamo prepotentemente dando è quello della curiosità. È la curiosità che ci spinge ad apprendere, a essere creativi, e lo vedo anche nei progetti di intelligenza artificiale. Cioè, una buona dose di curiosità li fa diventare più interessanti. Una nota velocissima, vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto Claudio, è che molto spesso quando si parla di intelligenza artificiale, e quindi quando ci si approccia, si pensa soltanto alla parte tecnologica, quindi alla robotica piuttosto che agli algoritmi. In realtà ci sono molte sfaccettature che sono ad esempio afferenti all'etica, che sono afferenti al trust, quindi alla generazione di confidenza tra gli esseri umani e l'intelligenza artificiale, che hanno bisogno di grande multidisciplinarità. Quindi, come dice giustamente Claudio, se sono un laureato in filosofia posso partecipare a progetti di creazione per AI, assolutamente sì. Poi non sarò un tecnico che programma un algoritmo o che lo utilizza, non sarò un ingegnere che crea un robot umanoide, ma sicuramente la mia competenza sarà di grande valore. Grazie, grazie Claudio, grazie Francesco.